Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati su Abandon Ship, per voi pochi fedelissimi che ancora siete rimasti. Siamo episodio 22 e tra il 21 e il 22 sono andato a finire di... No, questo l'abbiamo liberato insieme, se non ricordo male. Ho riparato la nave, sono andato in questo porto qua e ho distrutto i pirati che erano presenti. Mi sono spostato qua e poi mi sono mosso qua. Ho imparato che i cerchi verdi che potete vedere qua dal fast travel sono le città, per cui ovviamente non puoi, cioè ovviamente, non puoi fare un fast travel in un posto che non abbia una città. E sembra che qualsiasi posto, non volevo andare là. E conferma è sempre a sinistra perché me l'ha messo a destra. Vediamo un attimo almeno se c'è un po' di pesce qua intorno da prendere, perché sennò, sì, là sì. Sono sprecato un sacco di pesce così per niente. Comunque, no, dicevo che da spostarsi dappertutto costa 50. Sembra, da quello che ho visto prima. Per cui, buono. Buono, speriamo che non sia quello che venda. È quello che vende? No, è quello che vende, vero? No, ok, buono. E nulla, ho liberato un'altra zona dai pirati, abbiamo fatto un pochettino di soldini, 5.000, cioè 555, ma che comunque sono ben lontani da quello che è il nostro episodio. Ah, ultima cosa, nel posto dove sono stato prima, cioè qua, ci sono iceberg, e iceberg ho visto che c'è bisogno dell'icebreaker per riuscire a non prendere troppo danno, ma là non lo vendevano, non l'ho ancora incontrato nel mentre. Credo che potrebbe essere un investimento da fare perché evita di prendere danno sul davanti, insomma, di lato ne prendi comunque, ma davanti no, che è una buona cosa. Fast travel, allora 50, 50, 50, 50, sì, è dappertutto 50. Visto che più o meno ci va 25 per ogni spostamento. Se è lo spostamento più lungo di due spazi, conviene fare fast travel. Sì, risparmio un sacco di tempo, piccato. Allora andiamo fin qua. Noi dove siamo? Siamo qua. Ci sono più di due spazi, ma qua c'è un composto che non conosciamo, ma vabbè, non importa, andiamo qua. 50 provviste. E vorrei subito muovermi in là, allora, a meno che non ci sia qualcosa di particolarmente interessante, tipo del pesce, e c'è del pesce là. Andiamo a prendere del pesce e poi torniamo nell'isola da cui siamo stati scacciati all'inizio. Per prenderci un pochettino la nostra rivincita, speriamo. Speriamo che non ci devastino completamente, ma abbiamo una nave molto più potente di quanto non avessimo in passato. E con buon armamento e dei marinai... Oh, 78! Sì, per fortuna. E dei marinai molto più in gamba di quanto non avessimo in passato, per cui sono ottimista, diciamo. Tra l'altro, le cose buone è che in tutte queste aree qua il culto non ci ha più dato fastidio quando abbiamo battuto il Kraken, e questa è una cosa buona perché davvero era una cosa fastidiosa avere sempre il discorso del culto là sotto. Ci proviamo? Vado. Spegniamo gli altri 25 pesci che avevamo appena preso. Allora, vediamo che succede qua. Ok, c'è una missione là da affrontare. C'è di nuovo il timer del culto? No, sembra di no. Allora, c'è una missione là da affrontare e... Già che ci siamo, liberiamo un po' di... Fog of War. C'era un... No, non c'era. Visto che non c'è il timer del culto, facciamo che esplorare tutta la zona così all'apothecary possiamo vendere un po' di informazioni. Ci sono solo dei vascelli del culto qua in giro. No, l'apothecary, l'Explorer Guild della cittadina. Sempre se ce lo farà fare, però comunque meglio così. Meglio avere la mappa bella pulita. Ma posso farlo anche in un secondo momento, visto che stiamo registrando un video, che dite? Finiamo questa zona e torniamo su, non facciamo tutta una pulizia a fondo. Sono rischio di diventare noioso. Comunque non ci sono altri marker in giro, quindi... Probabilmente non ci sono degli altri avvenimenti diversi da quelli del culto che abbiamo qua. Tra l'altro c'è un cappellino del culto diverso là. Forse proprio per indicare che è una città del culto quella adesso.
Having watched the port, you're convinced there are no cold ships defending it. Maybe they have been called to some other errand. With no ships to defend it, there must be something else keeping the populace under control. Ok, quindi dice, non ci sono delle navi, ma ci deve essere di sicuro qualcos'altro che tiene sotto controllo la popolazione, probabilmente degli Alifron. Once docked, a port official approaches. You make some inquiries, asking about the cult presence. Ok, scendi e chiedi a un tizio del porto della presenza del culto. Suddenly suspicious, the official warns you that while the cultists that now control this port are minimal in number, the local residents will not thank any interference. Ok, dice ci sono pochi cultisti al momento, ma la popolazione non vuole interferenze. Sembra che il porto abbia già sofferto molto dalla resistenza iniziale e i sopravvissuti hanno paura di altre rappresaglie. Possiamo dire, they don't know what the cult are capable of, confront the cultists. Non sanno di cosa è capace il culto, confronta i cultisti, oppure lascia questi codardi al loro fato. Io diranno tantissimo. No, ma io devo intervenire, è una mia missione. Ok, i cultisti stavano in una casa molto di lusso e li facciamo fuori molto facilmente. Fuori si raduna una piccola folla. Molti ti insultano, preoccupati che il culto possa tornare una volta andato via. Sembra che nessuno voglia fare... No, sembra che chiunque avesse voluto mai fare resistenza sia stato già ucciso. Vedi queste persone cioè vedere queste persone così tanto distrutte nella loro per la loro esperienza è triste. È meglio che tu te ne vada. Però niente, una volta distrutto possiamo entrare nel porto tranquillamente e fare commercio. Vabbè, hull armor. No, però questo è di lato. Non è quella di fronte. Però questa ci serve. Riduce il danno del 10%. A lungo andare è molto molto importante. Quindi ci sta assolutamente. Upgrades and supply. Section upgrade. No, direi che al momento ce le teniamo da conto. Shipwright. Tanto ci servono... Quanto? 2500. Quindi ancora ne abbiamo. Return to port. Vediamo un attimo se possiamo vendere le informazioni. Possiamo vendere le informazioni, sì. Dobbiamo ancora pulire tutto, però, quindi andiamo a pulire il tutto. Tanto non abbiamo dovuto neanche fare una battaglia o cosa, era solo una missioncina così... scioccherella. Cioè, siamo scappati con così tanto terrore all'inizio, e adesso nulla. Erano là che stavano mangiando e gozzovigliando in una casetta. Quelli del porto ci hanno detto, ah, fai schifo, vattene, non tornare mai più. E poi in realtà ci hanno fatto tornare appena dopo, cioè siamo usciti e già non ci riconoscevano più. Va bene, nulla, quindi allora velocizziamo un attimo questo discorso. Navetta mia carissima, pulisci la mappa così riusciamo a avere qualche soldino in più. Dobbiamo risparmiare per la best nave di sempre. Ok, qua ci sono anche parecchie navi cultiste, ma... Allora, noi adesso dove vogliamo andare? Vogliamo andare qui, Cult Islands, per andare a dare fastidio ai tizi. Quindi, visto che noi al momento siamo qui, vero? Ci spostiamo qua e poi andiamo qua. Direi. No? Questo è il punto da cui abbiamo iniziato il tutto, la Cult Fortress. Direi che... What? No, direi che quella è la situazione migliore, ma posso... Ma non so niente di quello, vabbè. Chiudiamo il journal e... Ah no, dobbiamo passare dal porto, stupido che sono io. Se no abbiamo esplorato tutto per niente. Allora, passiamo dal porto e poi ce ne andiamo in là. No, è qua. Explorers Guild, altri 16, va bene. Non ci fa male, 605 è già una buona cifretta, ma non siamo circa un quarto di quello che ci serve per passare di grado, diciamo. Allora, vediamo se
ci sarà qua un timer cultista o se c'è del pesce o qualche evento comunque diverso da incontri cultisti. Allora, timer cultista non lo vedo. Però sono solo cultisti qua. Nessun altro evento se non cultisti. Porca miseria. Non voglio affrontare dei cultisti qua, soprattutto perché non abbiamo un porto in cui andare a riparare la nave, né eventi che riparano la nave, quindi direi che andiamo diretti in questa zona, sperando che ci sia poi un porto in cui ripararci, altrimenti dovremo tornare indietro di due posti e consumare quindi un sacco di cibo. Ma riguarda un po' di soldi da parte ce li abbiamo, quindi... Ok, qua funziona come i pirati ma con i cultisti. Ah, c'è un faro là, quindi... Allora, andiamo al faro. Aia. Ah, c'è un forte cultista in mezzo. Porca miseria, c'è un altro là. Non sembra avermi danneggiato. C'è un altro là. C'è una città là, che è in mano ai cultisti. C'è un evento cultista lì. C'è da pescare. Ci sono dei pesci anche là sotto? Sì, c'è abbondanza di pesce. Allora, qua che cosa abbiamo? Guardian ship. Però direi che forse ci conviene andare prima a liberare la città, se possibile. In modo da avere un punto di riparo da tutto questo. Altrimenti non vorrei farne perché ho paura di prendere del danno e non avere modo qui di riparare. No, vabbè, il pesce possiamo prenderlo, ma è giusto il pesce. E quello è l'evento easy, 20 di pesce, vabbè, non è eccezionale, ma... Cold control, esatto, ma posso... Two minnows of a cult fleet guard a nearby port, but only one has come out to stop you. This will be easy. Ok, quindi ne esce fuori soltanto una. Quando appena inizi la battaglia capisci perché... La nave è stata mandata fuori intanto che distruggono il porto. Vedi il fuoco che inizia a divampare e il vascello che rimane sta sparando sugli edifici più vicini. Realizzando che non possono sconfiggerti, hanno deciso probabilmente di negarti l'entrata al porto. Devi fermarli prima che sia troppo tardi. Eh sì, no, infatti, anche perché noi siamo entrati proprio per avere accesso al porto. Saltiamogli addosso, sono piccolissimi. Sono piccolissimi, è vero che c'è un Alifron, però mi sa che volendo qua possiamo tirarli giù con violenza. Carica in fretta per favore, cannoniere, perché qua è di vitale importanza che facciamo più danno possibile. No, no, ci poteva morire, invece non c'è morto. Vai là. Ok, tutti pronti ad attaccare l'Alifron? No, tranne te, tu resta al cannone. Via. Ok, adesso un cannoniere. No, tu stai via, tu stai qua. Tu stai a questi. Poi chi è che è rimasto? Tu vai a questi, tu vai qua. Tu vai a curare lui. Non abbiamo avuto modo di abbordarli, sono già caduti giù. Danno non ce ne hanno fatto. Buono così. Vediamo se riusciamo a prendere il porto, se non altro. Sì, non recuperiamo niente perché...
Dobbiamo subito attaccare l'altra. Allora, tu vai qua e spara in questa direzione. Tu spara qua. Poi sparate qui e qui. Ed è di vitale importanza fare più danno possibile alla ciurma, perché tanto affondare la nave non è un problema, cioè la affonderemo molto velocemente, probabilmente. Fai danno all'alifron per piacere. Tanto danno all'alifron. Non ha preso danno l'Alifron, perché non ha preso danno? Dai che è quasi morto. No. Si è spostato all'ultimo. È messo molto male. Niente, prima che potessimo accorgercene già era finita. Ottimo. Buono così. Speriamo che il porto sia salvo. Non abbiamo preso anche danno, praticamente. Ok, siamo riusciti a salvare il porto. Allora. L'Explorer Guild ci dà un sacco di soldi. Living Bell ce l'abbiamo, Alpons ce l'abbiamo, no, non c'è niente di interessante in realtà. Per cui, niente, direi che salviamo e ci vediamo nel prossimo episodio. Viene un pochettino più corto questo, ma vorrei evitare di dilungarmi troppo. Nel prossimo episodio vorrei farvi vedere la liberazione di questo perché è una situazione, credo, nuova. Credo nuova. Sarà probabilmente simile a quella dei pirati come liberazione, però spero che abbiano aggiunto qualcosa di nuovo più interessante. Ciao a tutti, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso l'avete già fatto. Buona giornata.